Ciao a tutti, oggi preparo una ricetta un po' particolare, un hamburger, non il solito hamburger tradizionale, ma un hamburger un po' particolare. Prendo spunto dalla cucina messicana, visto che a me piacciono molto i burritos, e dagli ingredienti del burritos trasformerò questo hamburger in un hamburritos, come l'ho chiamato io. Passiamo subito ad elencarvi gli ingredienti. Per questa ricetta, per due hamburger, occorrono un avocado, bello maturo, un lime, un peperone verde, una cipolla, 150 g di fagioli rossi, olio quanto basta, 150 g di yogurt greco, bello denso, un cucchiaino di cumino, un cucchiaino di origano, del sale quanto basta, due spicchi d'aglio, del peperoncino e un cucchiaino di paprika piccante. Poi occorrono per la guarnizione una cipolla tagliata ad anelli, una cipollina piccola, dell'insalata, 2-3 foglie, e un pomodoro. Due panini per hamburger, poi occorre 400 g di macinato di manzo per i due hamburger belli grossi, del coriandolo fresco, che io ho già tritato, un bel mazzetto, e due fette di cheddar. Ok, come prima cosa iniziamo a preparare i nostri hamburger. Qua, come vedete, ho già messo la mia piastra a scaldare, che deve essere bella calda. E quindi iniziamo a condire questa carne. Mettiamo un po' di sale, l'origano. Questi sarebbero gli ingredienti che trovate nelle bustine, quelle già pronte per fare il burrito. Questo è il cumino, poi occorre del peperoncino, non troppo, questi sono belli piccanti. Poi spicchio d'aglio, andiamo a tritarli nel tritatutto, così visto che ci sono tanti ingredienti facciamo un po' prima. Uno spicchio d'aglio e la nostra cipolla che andrò a dividere. Ce ne servirà metà subito per condire gli hamburger e l'altra metà vediamo dopo pure. Tritata bella sottile, lasciamo qua gli ingredienti che poi c'è gli attrezzi che dopo ci serviranno. Andiamo a mettere, tritiamo anche il nostro peperone e mettiamo il tutto nella carne. Ok, adesso aiutiamoci con le mani. Passiamo bene questi tre denti. Ah, una cosa che mi sono dimenticata, ecco la nostra paprika, fondamentale. Un cucchiaino. Allora, l'impasto è pronto. Adesso, per fare la forma dell'hamburger, userò un po' di pasta. Oppure se avete la macchinetta apposta lo fate. Prendiamo l'impasto e lo andiamo a mettere. Bello compatto deve essere, così tiene e non si disfa. Ok, adesso vediamo l'altezza se ci va bene. Dopo comunque sulla piastra andrà schiacciato e si abbasserà. Ecco, questa è la nostra forma dell'hamburger. Ne facciamo due. Prima di mettere gli hamburger sulla piastra iniziamo a preparare la nostra salsa d'avocado. Prendiamo questa, togliamo, mettiamo dentro insieme allo yogurt un po' di coriandolo fresco, poi tagliamo il nostro avocado. In pratica si fa così, si fa scorrere il coltello lungo il nocciolo che c'è dentro. E adesso si toglie la buccia. Tagliamola a pezzettini. Poi la schiacciamo con la forchetta, Adesso gli aggiungiamo a questa crema l'aglio e la cipolla, la mezza cipolla che mi era avanzata e l'altro spicco d'aglio. Andiamo a tritarlo. Aggiungiamo il nostro aglio e cipolla tritate, non proprio tutto, le lasciamo un pochettino, giusto così, e lo mettiamo
nel frullatore a immersione insieme alla paprika per l'altra crema di fagioli. Adesso prendiamo una forchetta e andiamo a schiacciare tutto. Questa salsa d'avocado aggiungiamo il nostro lime. Così terrà il colore e insaporirà il tutto. Un po' coriandolo e rendiamo tutto questo in crema, sempre continuando a schiacciare. Adesso nel frattempo che schiacciamo questa, mettiamo sugli hamburger prima di preparare l'altra salsa che va solo emulsionata. Mentre continuiamo a schiacciare, aggiungiamo 2-3 cucchiaini d'olio che la renderà molto più omogenea. Mettiamo i nostri hamburger sulla piastra. Bella calda, eh? E facciamo ricuocere il tempo necessario, devono essere belli colorati e abbruzzolite. Nel nostro contenitore ho messo l'avanzo che avete visto prima di aglio e cipolla e un cucchiaino di paprika, vi aggiungo il coriandolo, i fagioli rossi, cucchiaini di olio, poi questo dipende da voi come la volete la consistenza della salsa, e andiamo ad emulsionare tutto. Questa servirà come salsa alla base del panino. I nostri hamburger sono quasi pronti, mancano 2-3 minuti alla fine della cottura, quindi li mettiamo sopra le fette di cheddar che si scioglieranno lentamente. Componiamo adesso il nostro panino. L'ho abbrustolito un po' nella piastra. Prendiamo la nostra salsa di fagioli. Iniziamo a stenderla. Poi prendiamo delle fettine di cipolla sottile, meglio detto. Una fettina di pomodoro. Andiamo a mettere il nostro hamburger, poi mettiamo la nostra insalata, e copriamo il tutto con la nostra salsa. Se volete poi ci potete aggiungere ancora un po' di pomodoro. Questo è il mio hamburritos. Favoloso!